Allora, mi è stato chiesto di parlare del Vittorio Veneto Film Festival. Beh, come dire, per me questa manifestazione, giunta al decimo anno, è un po' casa e famiglia. Ci sono stato tantissime volte, ho collaborato con Elisa Marchesini, l'anima, la mente, il cuore dell'evento, che richiama l'attenzione di tantissimi ragazzi. Tantissimi ragazzi che hanno interesse e passione per il cinema. La prima volta che io andai al Vittorio Veneto Film Festival fu come ospite perché portai un documentario sul bullismo di un ragazzo campano e da lì è iniziato un rapporto non soltanto professionale, ma soprattutto di amicizia, di stima reciproca e di grande interesse per una manifestazione che può anche aprire sbocchi lavorativi a chi partecipa. Perché quei ragazzi oggi, alcuni di loro, hanno intrapreso la carriera di montatori, di operatori di ripresa, lavorano nelle TV private, giornalisti. Quindi spero di aver anche io contribuito a dare un minimo di spunto, di interesse, di curiosità per quello che è diventata poi per loro un'attività lavorativa. Ecco perché è nata dopo la mia prima partecipazione con Elisa l'idea di creare dei cinegiornali, cioè dei veri e propri servizi giornalistici che andavano a raccontare quotidianamente cosa succedeva all'interno delle giornate del festival, dove i ragazzi intervistavano gli ospiti presenti e si iniziava proprio a vivere un clima di redazione giornalistica con la riunione la mattina, poi l'inizio delle riprese, il montaggio, il post-produzione, la scelta delle musiche. Sorridete, tu sputa la gomma. Per me è stata un'esperienza molto importante perché mi sono confrontato col mondo giovanile, con una realtà nuova rispetto alla mia generazione, con una realtà più preparata all'utilizzo della tecnologia, dei media, di tutto il mondo che ruota intorno a questo. Ho trovato dei ragazzi che mi hanno arricchito, che mi hanno aiutato anche a crescere professionalmente, a capire tante cose del mio lavoro che mi porta ogni giorno in giro per l'Italia a raccontare quello che succede nelle aree locali. E da qui quello che era un esperimento di un anno è diventata una realtà che si è poi ripetuta durante le giornate della Mostra del Cinema di Venezia, dove noi andavamo sul red carpet, andavamo alle conferenze stampa, dove i ragazzi mostravano le loro curiosità nei confronti di grandi artisti come Paolo Villaggio, giusto per citarne uno, cioè di personalità del mondo dello spettacolo che erano presenti in quelle giornate della Mostra del Cinema di Venezia. Poi questo esperimento è diventata un appuntamento, è diventato un appuntamento fondamentale del festival, un appuntamento che ci ha visti protagonisti durante tutte le altre edizioni. Ecco perché per me il Vittorio Veneto Film Festival è famiglia. Quest'anno è un appuntamento importante, è il decimo anno, è in un momento, in un periodo storico difficile. Il Vittorio Veneto non si è fermato, il Vittorio Veneto ha continuato ad andare avanti, ha continuato ad educare i ragazzi, ha continuato ad essere vicino a loro, ha continuato a far incuriosire ed avvicinare al mondo del cinema tantissimi di voi che ora mi state guardando. Quindi non posso che essere felice di questo importante traguardo che si è raggiunti e non posso non negare che quando parlo del Vittorio Veneto Film Festival è come quando si parla dei compagni di classe delle scuole superiori, cioè quei rapporti, quelle persone, quei volti, quelle realtà che sono famiglia, che ti appartengono, che ti creano emozione, che ti creano gioia, che ti creano quella sensazione di benessere. Ecco perché
sono felice e faccio tanti auguri al Vittorio Veneto Film Festival per questi 10 anni di successi, per questi 10 anni di sfide vinte, per questi 10 anni di traguardi raggiunti. E io spero di essere sempre stato al vostro fianco con affetto, con la presenza, con la vicinanza, come fa un amico nei confronti di persone che stima e alle quali vuole bene. Quindi vi mando un saluto e lunga vita al Vittorio Veneto Film Festival.